Ciao Massimiliano, innanzitutto volevo chiederti di che cosa ti occupi a livello lavorativo? Allora, il mio lavoro è quello del responsabile commerciale e di marketing in un'azienda che si occupa di servizi IT per le aziende e per i privati. Quindi il mio lavoro appunto è diretto verso l'aspetto commerciale, ma anche di formazione dirigenziale verso i miei collaboratori della rete commerciale, dell'azienda in cui lavoro. E come sei arrivato a frequentare un corso di Accademia di Coach? Allora, premetto che la PNL e tutti gli aspetti legati alla comunicazione, un po' per interesse professionale, ma anche per interesse personale che deriva dal mio passato di studi, quindi all'università, che è stato il primo momento in cui sono venuto in contatto con il mondo della PNL, mi ha sicuramente dato una certa direzione. Da lì la curiosità in un mare di opportunità e di offerte riguardo a questi temi, riguardo ai corsi. C'è stato un lungo periodo di scelta e di selezione di quali poteva essere il corso che poteva rispondere di più alle mie esigenze, e quindi sono arrivato all'Accademia dei Coach tramite internet, tramite consigli e tramite anche un lungo rapporto prima del corso con i trainer, che si sono rivelati molto molto disponibili rispetto ad altre realtà nel darmi poi un'indicazione che fosse ecologica la mia scelta. Che cosa ti ha dato questa esperienza? È una domanda complessa, è una domanda. Il corso si articola in due moduli, e tra un modulo e l'altro c'è un periodo di circa un mese in cui si è comunque in contatto con i trainer, con i coach per lavorare su quanto si era appreso il primo modulo, e tornando a casa è una domanda che è stata rivolta da amici, conoscenti. La prima cosa che mi è venuta spontaneamente da dire ai miei genitori, che sono state le prime persone che ho avuto modo di vedere, è stata l'esperienza più bella della mia vita. E quindi questo. E se tu dovessi riassumerla con una parola, che parola useresti? Meraviglioso. Di Marco Valerio Ricci e Miriam Florio, i due trainers del corso, che cosa pensi? Allora, Marco Valerio Ricci lo potrei vedere in questo momento come un mentore, quindi come una persona da analizzare, da modellare, e lo vedo, l'ho visto anche tra un modulo e l'altro dei due corsi, come una persona che poteva dirmi determinate cose in determinati momenti. Un po' quella figura, una persona estremamente preparata, di una cultura enorme in tantissimi campi, anche oltre quello della PNL, una persona dalla quale che è in grado di trasmettere un'energia, un entusiasmo, una passione meravigliosi, e che ti danno la possibilità di trovare quella motivazione in quanto mentore dentro di te, anche talvolta vedendolo, immaginandolo nella propria mente quando ti dice determinate cose. Di Miriam Florio è una persona eccezionale, che ci ha dato la possibilità, attraverso la sua preparazione, attraverso la sua competenza, di farci esplorare, farci analizzare attraverso il lavoro corporeo delle sensazioni, farci vivere delle esperienze uniche. Quindi per poter ampliare le proprie percezioni del mondo, cose estremamente funzionali per quello che poi è anche il discorso che viene trattato poi a livello teorico e pratico da Marco Valerio Ricci, ma senza il lavoro di preparazione di Miriam tante cose sicuramente potrebbero risultare più complesse da affrontare, proprio perché c'è la necessità, per quel che riguarda la PNL, di restare in contatto, di essere sintonizzati su quello che succede. Ci sono forse poche possibilità di farlo, e Miriam ci ha dato questa possibilità e anche di alcuni spunti, alcuni suggerimenti per poter poi allenare queste cose. Quindi il lavoro non è finito in aula o in palestra durante quell'ora, ma ci ha dato la possibilità di poter continuare questa cosa anche al di là. Ok, e
Secondo te un corso come questo a chi potrebbe essere utile? Sostanzialmente non serve a nessuno, ma è utile a tutti quanti. Non è una medicina che il medico ti prescrive, ma chiunque veramente può trarre beneficio dagli argomenti che vengono trattati. Nella visione che ho io, ma è una visione personale della PNL, mi piacerebbe che questi argomenti, per esempio, venissero presi in esame, considerati dai governi. Se i governi avessero la possibilità di venire a conoscenza e di approfondire questi argomenti, forse il mondo andrebbe meglio di quanto sta andando in questo momento. Ma poi ci sono un'infinità di altri ambiti, l'ambito dell'insegnamento. Se gli insegnanti delle scuole potessero veramente entrare nelle logiche della PNL, di quello che la PNL può trasmettere persona per persona, ma il mondo andrebbe di nuovo ancora una volta sempre meglio. Ok, grazie Massimiliano. Grazie a voi.